benvenuto al centro commerciale Mirabello, la Sabri e Pica! Buongiorno! Ma quanti siete? Ma mi hai fatto, dove mi hanno fatto così? Mi hanno fatto così, scherzi. Ma ciao! Ciao, quanti siete? Aiuto! Non eravamo pronti, come state? Che belli! Buongiorno! Siete. Ma scusa, ma laggiù sono chiusi dentro i giochi. Ciao. Ciao! Come state? Allora, prima di cominciare facciamo subito. Sto piangendo, amore, vieni qui, dai. Ciao! Facciamo subito una cosa. Fate un bel applauso alle vostre mamme e ai vostri papà che vi hanno portato qui per domenica, magari volevano stare a casa. Ale, c'è gente fino là in fondo, eh. Ciao a voi là in fondo! Ah, dobbiamo fare quella cosa lì. La storia. Allora, abbiamo una cosa originale che non facciamo mai. Sono già venuto! Va bene. Lo spiego agli altri se qualcuno non è mai venuto, non ci ha mai visto? Voi non ci avete mai visto? Avete visto quanto io sono alta e quanto mio marito è basso? E non è solo basso, è anche pelato. Ma come non è pelato? Sì, è pelato. Allora, la storia funziona così, io mi metto qui e dico, cavolo, oggi a Cantù non è venuto nessuno, mi giro, grida, vi strappate i capelli, lanciate le scarpe, fate quello che è. Okay? E questo sono io, pensate, mi avete riconosciuto? Pica Fashion Style. Allora, aspetta, adesso tutti in silenzio. 3, 2... Siamo venuti fino a Cantù per niente. Perché non è venuto nessuno! Aspettate, perché sono anche là e sono anche qua! Ciao! Avevi ragione comunque, eh? Le cartoline dobbiamo fermarle ancora. Abbastanza. Ah, giusto, e anche voi! Ma come siete belli, eh! Facciamo il gioco da chi arriva da più lontano mentre io mi spoglio, che ho caldo. Allora, vi devo subito dare una brutta notizia e vi chiedo scusa a nome anche del centro commerciale. Purtroppo Sabrina canterà oggi, quindi vi chiediamo scusa. So che... poverina, poveri voi che dovete sentirla, poverina. Però, se per caso sapete le parole... E tra l'altro è il primo evento in 4. I 5! Amore, vieni qua un attimo, arrivo, c'è Dante che piange. Perché urlate troppo forte, non è abituato. Cosa vuoi fare, mamma? Vuoi cantare? Quello che vogliono fare loro. Vuoi dire qualcosa? Prendiamolo per cosa, amore? Ma non parla. Non è di molte parole, no. Facciamo qualcosa, Cosa vogliamo fare? Vogliamo cantare? Okay. Allora, se vi va, facciamo un medley delle nostre parodie, va bene? Più forte cantate, meno si sente Sabrina. Sempre grazie, comunque. Allora, nella prima abbiamo bisogno di voi. Conoscete SpongeBob? Sì. C'è un coro che fa Sabri e Pica. Vabbè, già lo sapete, basta. Facciamo il medley allora, grazie. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Bravo. Chi vive in casa con sette gatto? Sabri e Pica! Chi ha cane buffo con il papillon? Sabri e Pica! Chi ha bell'acquario con dei lumacon? Sabri e Pica! Chi ha tanti fan che vuole abbracciare? Sabri e Pica! Sabri e Pica! Sabri e Pica! Sabri e Pica! Sabri!
sapete, eh? Amore, noi vorremmo un video. Certo. Vorrei mangiare tutto il giorno della pasta, per me fusilli che mi girano per la testa. I carboidrati non si mangiano per cena, voglio arrivare a somigliare a una balena. E se la mamma qualche volta non te la vuol fare, c'è già la nonna in cucina a preparare. Non vedo l'ora di una cena succulenta, che nel mio piatto non ci sia solo polenta, ma un bel primo che mi riempia il mio pancino, un po' prima del mio dolce sonnellino. Fornello, legame, è pronta a cucinare, prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta, e infine la pancetta, è buona, mi piace, e c'è l'amore molto stretta. Di papi tocca a te. Limbo. Sei del mattino, girete cacca, mangio un crocchino. Dove la palla? Sono un viziato, sto sulla spalla. Con Salentino, il cagnolino ti chiede croccantini in coccole via. Ai tuoi piedi un metro e sentirai la mia magia quando cammino per strada. Che bravi! Che c'è nell'aria, trovo il petrolio sotto la sabbia e russo fino al mattino. Che bravi che siete! Veniamo tutte le sette. Dove sta Salentino? Oh, accanto siete spaziali! Questa, pensate, parla di mangiare, come tutte le parodie che facciamo. Fa così. Mesitere a mangiare, la voglia ma di ma tutte le sapete, tutte! Voglio rassodare, scattare selfie con una linguaccia. E non mi stupisce se mangio una carne fino a che non c'è. Di dolci fino alla morte per tutte le volte che non hai goduto ieri. Ho consumato le posate, il profumino di quelle crostate. Ho voglia di fare cena in Riviera, siamo foche da quarantena. Voglia di mangiare un sandwich in spiaggia, i bottoni aperti, la cinta si slaccia, una pizza a cena. E intanto la mia faccia pian piano cresceva. E grazie di questo applauso spontaneo. Così mi è piaciuto. Bravi. Dobbiamo dire che c'è Annalisa. Se volete, alla nostra sinistra c'è Ciao, Annalisa. Ciao Anna. Ciao. Che è sommersa, che vende il merchandise ufficiale. Tutto quello che comprate qui ce lo portate e ve lo firmiamo se volete. O se ce l'avete addosso. Se ce l'avete addosso. Ho visto anche un sacco di magliette. Tu hai preso il bombo, tu hai preso la ranocchia. Dante, quello sei tu, lo sai? Sì che sei tu. Tu hai preso la sacca, dopo vi firmiamo ogni cosa, anche la maglietta, ma certo amore. Allora amore, io ho bisogno un secondo di respirare, facciamo qualche domanda? Sì, qualcuno ha qualche domanda? Aspetta, devo dire una cosa, non spoileriamo il nome del prossimo bambino, quindi risparmiatevi la domanda. Allora, qualcuno ha qualche domanda? Partiamo da qua, come ti chiami? Gioia. Ciao Gioia, è il tuo quanti stato anni hai? Il tuo nome? È il tuo stato d'animo, il tuo nome, e tutte e due. Quanti anni hai, Gioia? 9. A dicembre ne faccio 10. A dicembre ne fai 10. Dici, Gioia, la tua... No. Vai, ce facciamo l'abbiamo. Facciamo Dante, allora. Quasi vive a Caccolopoli, che gra sballo. Senza rutto vomitiamo, ma che sballo. Di notte cerveri, di giorno angeli, Dante, tu sei la nostra grande vittoria, dolorosa, strepitosa, Dante, durante il giorno mai digiuno, quanto mangi è follia, tu sei gioia pura, tu sei Dante, tu sei capo dei Dantanti, Dante. Troppo gnocco, accidenti, Dante, le giornate tu rendi belle, Dante. Ma che bravi! Tutto
tutta la sapeva lei, è tutta. Ogni volta che mi giro mi saluta. Ciao, ma ciao. Sono sempre stato qui. Sono stravolto da questa. Prendiamoci altri due minuti. Faccio fare io qualche domanda. Vai. Ce l'abbiamo un genitore? Io vorrei un genitore. Si stanno nascondendo. Dai, un genitore. La mamma di Ade, no. Mi scrive dalle 11. Scusa, potete venire prima di andare a casa? Il figlio che fa? È qui la mamma. Giuste mani che non ti porto più. Dai, un genitore che vuole farci una domanda. Un genitore curioso. Non ce l'abbiamo. E là come ci arrivo, amor mio? Qua non vedo genitori. Vabbè, dai, un'altra domanda. Chi ce l'ha? Dimmi, amore, come ti chiami? Gloria, dimmi, Gloria. Dove abitiamo? Abitiamo a mezz'oretta da qui, vicino a voi, a Monza. Conoscete Monza? Siamo lì vicino. Tu chi sei? Ah, tu volevi solo farmi un video? Ok, fatemi mettere in posa. Perfetto. Va bene, sono carina? Grazie. Bello, bello. Dimmi, tesoro, tu chi sei? Ciao, Nicole, come stai? Stai bene? Che cosa mi vuoi chiedere? Dante va d'accordo con tutti i bimbi che vede. Cioè, non gioca ancora molto, però perché è piccolino. Però sicuramente tra un po' giocherà con tutti i bimbi. Vai, tu chi sei? Sei proprio tu! Ciao, Beatrice! Tra quanto farete... Ah, bellissima allora. Questa domanda! Tra quanto farete iniziare Dante a ginnastica artistica? Oggi purtroppo l'ho portata in palestra. Chiuso la palestra, chiusa. Che sapevo che c'era una gara, però se la ti dire ginnastica ritmica, ho detto, gliela faccio vedere lo stesso. E poi ho fatto solo colazione. Possiamo fare una cosa? Avete presente i concerti tipo dei Maneskin così? Io adesso prendo la rincorsa e mi lancio. No, non facciamo voi... questa cosa, non ascoltate. E voi mi fate passare sopra. No, okay? No, lo so che no. Vai. No. Giù il telefono, sennò non mi riuscite a tenere. Amore, ma forse abbiamo il rituale della cacarella. Vabbè, lo facciamo dopo. Abbiamo un rituale per finire e cominciare a fare le foto, dato che siete 14.000, finiremo domani mattina. Abbiamo un rituale, tutti dovete farlo, compresi i genitori. Perché purtroppo chi non lo fa domani c'ha la cagarella. È proprio una cosa, è scientifica, quindi chi non lo fa sa già cosa succederà domani. Si chiama Sokusoku. Ho tutti, eh? Che vi stanno aprendo l'uscita di qua. Vi dico solo una cosa io, piano, perché c'ho una panza. Se prendete anche dopo quando uscite la maglietta o una sacca, ce li fate arrivare da lì che ve li firmiamo. Non andate via senza il merchandising firmato. Con calma, una alla volta. Togliete il timer dalla videocamera, ragazzi, per favore, non che arrivate su, ci mettete 10 secondi. Altra cosa importante, non toccate Dante, ok? E tutte le mamme, papà, nonni che volete salire, noi facciamo foto con tutti, quindi salite tutti senza problemi, ok? Con calma, ragazzi, con calma, tanto non andiamo via fino a avervi fatto tutti.
Eccoci qui. Allora, è stata una giornata strana, ma sono felice. Poi vabbè, non vi dico che ho preso la cartolina con il loro autografo, hanno firmato la cartolina. Volevo prendere la maglietta e far sì che me la firmavano. L'unica cosa è che la maglietta costava 20 euro e la sacca per le scarpe costava 30. Diciamo che avevo solo, perché ovviamente dovevi pagare in carta, e allora ho detto vabbè, vediamo. Però c'era una fila della Madonna e non riuscivi neanche a prendere la maglietta, no? Per cui se riuscivi a prendere la maglietta con la tua taglia, allora bene, perché non è che avevano tante magliette, sono riusciti a portare le magliette che, diciamo, pensavano che la gente non veniva così, diciamo, tanta gente. Invece anch'io sono un po' rimasta perché eravamo in tantissimi. Io per fortuna sono arrivata prima, ero lì dalle 2:30 e ho aspettato fino alle 4 perché poi loro sono arrivati alle 4. Calcolate che ha fatto 20 minuti di spettacolo, hanno ballato, cantato, un po' hanno scherzato, ovviamente vi ho messo le clip e poi niente, hanno fatto gli autografi e basta. Diciamo che sono stata fino a quando loro non se ne andavano, sono stata lì perché non riuscivo ad andare via, dato che era troppo bello vederli. E allora sono stata lì fino a quando ovviamente non, la gente è andata via tutta. Dopo erano lì, stava dando, mi sembra, il latte a Dante. E poi ovviamente hanno preso e se ne sono andati. Però giustamente non è che uno deve andare a disturbare loro quando, ad esempio, lei, non lo so, ha il latte da Dante, eccetera. Cioè, volevo chiedergli una foto così, solo che non ho avuto il coraggio, come sono sempre fatta io. Non ho mai il coraggio di andare, appunto, quando vedo una persona famosa o, non lo so, una persona che mi piace, non ho mai avuto il coraggio di farmi fare una foto, un autografo. E vabbè, il mio compagno diceva: dai, vieni che te la faccio fare io, vieni. E io mi vergognavo: no, allora andiamo, perché se non vuoi fare... Cioè, siamo state lì quasi tutto il pomeriggio al Bennett di Cantù, che è praticamente qua a Como. E allora ho detto no, voglio stare fino a quando non se ne vanno, perché non l'ho mai visti dal vivo, li volevo vedere. Poi è la prima volta che vengono qua a Como. Loro credo che hanno forse un'oretta di macchina, se non sbaglio, un'ora e mezza massimo di macchina da dove abitano loro, ed era vicino, non era tanto lontano. Per cui quando ho saputo che loro venivano qua, dove abitano praticamente vicino, cioè dove il Bennett era quasi vicino a me, io ci ho messo più o meno 20 minuti in macchina ad arrivare là, ed era vicino, allora ho detto no, devo andare subito a vederle, a incontrarli, perché la prima volta che vedo una youtuber, un influencer, dato che non ho la possibilità, oppure tantomeno non ho voglia di andare lontano per vedere i loro spettacoli, eccetera, anche perché c'è un costo. E allora alla fine ho detto, se ho la possibilità di incontrarli qui vicino, ancora meglio. Diciamo che sua nonna fa la bancarella, credo ogni domenica, forse vicino a Varese, se non mi sbaglio, su quelle parti lì, ed è vicino, no? Per cui potrei andare anch'io a vederla, e ogni tanto c'è anche lei e posso andarla a incontrare. Solo che non lo so, certe volte faccio fatica, appunto, come dicevo prima, a fare gli autografi, a stare a farmi fare una foto, perché talmente sono timida che lo faccio con tutti, in poche parole. Però vabbè, questo è il mio carattere, è molto diverso. Però sono stata felicissima di averli visto proprio dal vivo, e vi assicuro che da vedere una persona dal vivo su YouTube o su Instagram
è completamente, non lo so, non so spiegarvelo, ma è bellissimo. Ero agitata, molto agitata. Poi mi sono anche emozionata perché un po' proprio, non dico che mi sono messa più, però ero veramente emozionata quando li ho visti. Completamente un'altra cosa, cioè non ve lo so, ho quella sensazione come se li vedo tutti i giorni, in poche parole, però dal vivo. Ed è stato molto bello, cioè ero veramente, non riuscivo, non volevo più andarmene da lì. C'era il mio compagno che rompeva, diciamo, le palline a me dicendo: dai, muoviti, andiamo, sei, che palle che sei, e li hai già visti, basta, no? E io continuavo a dire: no, fino a quando non se ne vanno via loro non andiamo via anche noi. Poi dopo mi ha continuato a rompere, ovviamente. Diciamo che sono stati lì fino alle 6:30. Calcolate 2 ore, perché 20 minuti di spettacolo e quasi 2 ore e qualcosa per firmare tutti gli autografi, fare le foto, anche perché eravamo veramente in tanti. Comunque ho già messo le clip, avete già visto, per cui cioè è una cosa boh. Sono rimasta molto contenta. E ho passato, diciamo, una domenica molto bella, per cui niente, questo è stato, tra virgolette, il regalo che volevo quando è da tanto che vuoi incontrare una persona, ma poi non riesci o non puoi. Spero anche che un giorno arriveranno anche le altre influencer, le altre youtuber, quelle ovviamente che seguo, che guardo su YouTube, perché mi piacerebbe anche con loro incontrarli. E cioè, sono, non lo so, sono felice. Poi vederla lì, diciamo, lei si vede che è uguale a quello che fa sui social, è completamente uguale. Secondo me ci sono certi che fanno finta o recitano facendo anche solo, stando su YouTube o su Instagram, solo per guadagnare soldi, perché secondo me c'è gente anche che lo fa. Invece lei e lui, lui mi è passato anche davanti, cioè vicino, c'era anche Andre, c'era Ferruccio, Dante è bellissimo, mamma mia. E proprio si sono avvicinati, sono passati vicino a me, perché giustamente devono passare, io ero lì. Comunque non sono una fan dicendo sto lì addosso, sta lì, voglio la foto, voglio... No, queste cose ovviamente non le faccio, e tantomeno non si fanno, perché tutti quelli che fanno video su YouTube, in poche parole, secondo me sono persone normali come noi, come le persone giuste, ovviamente, persone normalissime, come se tu vuoi aprire un canale, dici apri un canale, fai le cose, no? Allora, diciamo che una bambina gli ha fatto una domanda, e la domanda era, non so se l'ho ripresa, mi sembra di no, la domanda era: come si fa a essere una influencer, una youtuber? E lei ovviamente ha risposto: prima di tutto, meglio studiare, meglio essere laureati, eccetera. Poi, più avanti, se non hai proprio un lavoro o anche vuoi fare una passione, un divertimento, puoi iniziare a fare, diciamo, la youtuber e l'influencer. L'influencer è più difficile da fare. Invece la youtuber, diciamo che è un po' più semplice, però giustamente, non lo so, o devi avere culo, diciamo, oppure, non lo so, devi... perché io ormai sono quasi 10 anni che sono su YouTube, ma non mi ha mai cagato nessuno, in senso che ho poche visualizzazioni, pochi iscritti, e loro invece hanno tantissimi, anche miliardi di iscritti, per cui c'è differenza. Non lo so se dipende da quello che fai, ancora questo, e ovviamente sto ancora capendo un po' come funziona. Però calcolate che è molto difficile adesso essere una youtuber che prima, secondo me.
E per cui è molto, cioè, io la penso così. E poi vabbè, c'è chi ha culo a diventare più famosa, secondo me a fare anche eventi, e c'è chi ovviamente non lo so, diciamo. Comunque niente, questa è stata l'esperienza molto bella per me. E cioè boh, sono stata, averli visti è bellissimo, dal vivo sono bellissimi. Spero un giorno ancora di incontrarli. E niente, allora, io non so se YouTube per copyright mi segnala tutte le canzoni che loro hanno cantato, hanno fatto, oppure diciamo me li lascio passare. Se per caso, perché di sicuro o lo farò due volte il montaggio, oppure se va bene vuol dire che avete visto questo video senza copyright. Se invece me lo segnala come copyright sul fatto della musica, vedrò come fare, perché non è facile, specialmente che io adesso non ho il programma giusto, dato che l'ho cancellato, ce l'avevo sull'altro computer. Vediamo come risolvere il problema, o l'ho già risolto, non lo so. Comunque, se avete già visto il video con le canzoni originali che hanno cantato loro, vuol dire che me l'hanno fatto passare, se no vuol dire che YouTube me l'ha segnato come copyright e io ovviamente mi tocca per forza abbassare la voce oppure modificarla, perché è sempre così. Ormai YouTube ha fatto tante leggi, tante cose nuove che ovviamente se non le rispetti diventa difficile. Però spero che non me le segnala, perché sennò sono fritta, sono nella cacca se per caso me lo segnala, perché ho già due avvertimenti. Se ho anche l'altro avvertimento sono proprio davvero nella cacca. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi li seguite sul canale YouTube, se li seguite anche su Instagram, e non lo so se siete fan oppure non lo so, fatemi sapere qui sotto in un commento. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!